Insieme al presidente dell'Arezzo, Giorgio Lacava, una bellissima serata di calcio. Lo scorso anno la Fiorentina, quest'anno ancora meglio con la Roma. Io sono di parte, perché tu sai che io sono romanista sfegatato, quindi oggi è stata per me una grande soddisfazione giocare con la mia squadra contro la mia squadra del cuore, perché io sin da piccolo ho ereditato questa passione da mio padre, che era romanista, e anch'io sono romanista. Arezzo, insomma, ha tenuto testa a una Roma che, insomma, ovviamente è una squadra di altro livello, ha avuto l'occasione per andare in vantaggio, poi ha preso una traversa sull'1-2, insomma, alla fine è un ottimo test. Molto, anche perché, come abbiamo fatto a Crotone, questa squadra, oltre che già giocare bene, gioca con molta tranquillità, specialmente gli under sono tranquilli, e quindi questa è una cosa molto molto positiva. E poi ricordiamoci, ci mancavano anche dei giocatori importanti. Anche Pissardo ha fatto degli ottimi interventi. Sì, ho visto 2 o 3 parate veramente d'intuito in area, poi su Zeko, neanche a dire sull'ultima arrivata. Siamo una settimana ormai dall'inizio del campionato, quindi è una squadra che con ambizione comunque inizia il torneo. Ma sì, come disse il mister, lui vuole migliorare il posto dell'anno scorso, ma effettivamente, vabbè, là sai che c'è il Monza che dovrebbe fare, diciamo, campionato a sé. Però io penso che poi nel calcio può succedere di tutto, però questa è una squadra che, se continua a giocare, come ho detto, così, con questa tranquillità, poi ogni partita l'autostima aumenta, perché veramente sembra anche loro, come l'anno scorso, dico, sembra che giocano insieme da tanto tempo. La domanda d'obbligo, novità su... Novità, come ti ho detto, intanto novità, manco hai finito la carriera, il discorso societario è tutto fermo, adesso dopo, diciamo, fine agosto, perché intanto ormai Ferragosto, per modo di dire, fino alla fine agosto non si muove niente, ma serenamente sentiamo se qualcuno vuole aiutare questo progetto. Ecco, indiscrezioni parlano comunque di contatti ben avviati con questi romani? Sì, no, non solo romani, adesso i romani, perché io abito a Roma, cioè lavoro, diciamo, a Roma, e quindi è normale. Però ci sono anche altri, e la cosa che mi piace è proprio c'è interesse per il brand Arezzo, come ho detto, e questa è una cosa molto bella, sia per quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo, sia anche per la città proprio di Arezzo.